Questo sono io. Ieri sera, ogni volta che su TikTok vedevo scritto Juventino, ladro. Sono venuto. Siamo tornati. Che vi piaccia o meno, accettatelo, siamo tornati. Lascia un mi piace se ti mancava di vivere un po' spartita con le polemiche o con gli avversari alle calcagna che ti venissero a ricordare che cosa? Due rigori per il quale tu, utente che ti lamenti di DAZN perché costa troppo, dovevi tenere il televisore acceso altri 10 minuti, ti beccavi un Marelli che ti spiegava su DAZN che i due rigori erano inesistenti. Altrimenti riapriamo il fascicolo per i due casi di Smalling e Juventus-Roma. Quanto mancava tutto questo? Quanto mancava? A me tanto, perché ragazzi, della Juve non c'era da invidiare niente, non c'era da dire niente, era una squadra triste e abbandonata a se stessa, e ora che per la prima volta vince 5 partite di fila e non lo faceva dall'età del Covid di Sarri, siamo ritornati adesso a far parlare gli italiani, perché ricordatevelo sempre, tira più un pelo di Juve che un pelo di figa in Italia. Scarica Numero 10, un'applicazione gratis per iOS Android. Nel calcio non è soltanto importante cosa si fa dentro il rettangolo da gioco, ma cosa si fa al di fuori, quello che viene detto e tutti gli episodi arbitrali, casi VAR, è giusto o sbagliato? C'è Numero 10 per un'ulteriore spiegazione. La situazione degli infortunati in casa Juve, chi rientra, chi non rientra, chi muore con la Lazio, clicca sempre il link in descrizione. Parliamo della partita, perché comunque c'è una partita di calcio dove tu batti di corto muso l'ultima in classifica, cosa che ti va benissimo adesso, magari perché devi stringere al massimo e racimolare tutto quello che puoi, i 3 punti, fino a quando le cose non andranno meglio. Però ad oggi io non sono strasicuro che la Juventus, quando sarà al completo, sarà tutto questo spettacolo e che non conservi ancora un po' di questa sofferenza. Una cosa però l'ho capita, ragazzi, si rimette il casco un'altra volta. Siamo diventati, nonostante i 6 gol subiti dal Benfica e i 4 dal PSG, una squadra dove devi sudare per fare gol, perché sono 490 minuti che non prendiamo gol, e questo è un dato molto importante, tanto che domenica affronteremo 9 clean sheet della Lazio contro i 9 clean sheet nostri. A fine video, se volete sentire parlare di qualche statistica, ve ne racconto un paio, visto che comunque la Juve quant'è in classifica? Quarta. E in un campionato del genere, essere quarti non è da sottovalutare. Partiamo con Perin. Tanti auguri da un Perignon, vuole festeggiare con un Pinot nero della Borgogna. Comunque si mette il 6, perché comunque alle volte quando si chiede perché gioca Perin non Szczęsny, io direi anche il contrario alle volte, a inizio anno soprattutto. Ci ha dato sempre una grande mano, ma ieri il nulla, ha fatto molto poco, non molte parate, il Verona ha creato ma ha tirato fuori. Bremer, Bonucci e Danilo, in aggiunta il piccolo fanciullo Alexandro. Sono 2 brasiliani su 3, per poi completare la triade che non ci sarà quindi con la Lazio, ma dovremmo rivedere Bonucci. Io do quasi lo stesso voto a tutti e 3. Parto da Bremer, meno vibrante come era con l'Inter, dove aveva anche più libertà d'azione. Non a caso il fatto che facesse il centrale dei 3 stacca di più, cioè più coraggio. Quindi più confinato a essere un difensore di ruolo in quella difesa 3. Mancava una cosa, un po' la pericolosità offensiva. Ogni tanto ho visto qualche volta andare davanti Bremer, una volta al 70esimo, e Danilo con le spalle coperte da Bremer. Non ci sono corsi pericoli da parte di Bremer e da parte di Bonucci, che finora, fino all'episodio di Verdi, era un 6. Ragazzi, quella gambina messa prima di Verdi è quel piccolo centimetro, quel millimetro per il quale noi sudiamo e combattiamo e ci danniamo per quel centimetro. Noi sacrifichiamo noi stessi e tutti quelli come noi per un centimetro. 6,5 per Bonucci, perché quel centimetro, ragazzi, l'ha trovato. Secondo me, lo stesso episodio, 2 mesi fa, ragazzi, era rigore, arrivava prima Verdi. Sia perché quando ci deve girare, in un qualche modo, ci gira, e invece quando non ci gira, non ci è girato niente, manca a fa un pochino alla volta, no, in questo caso ci è girata bene, arriva col piedino un pochino prima, e oh, è eroe se può dire, della situazione. Danilo 6,5, perché c'è un salvataggio singolare preso a sé su un contropiede dove Callon apre su Lasagna, che appoggia per Djuric, e lui non cade nel mezzo a intercettare questo passaggio all'ultimo secondo con Djuric che sta ribadendo in rete. Non crolla il muro, Juve. Rimane integro anche a Verona, a supportare quello che non è stato sicuramente una bellissima prestazione da parte dei centrocampisti, perché abbiamo fatto poco per creare pericoli al Verona. Alexandro, cioè, che cosa? Lo vogliono punire, Alexandro? Alexandro, per quello che ha fatto, anzi, l'aumento gli dobbiamo dare. Cioè, lui sarà il giocatore più pagato della rosa.
entra in 10 minuti, si fa espello. Minchia, se non offendeva era gol quello di Lasagna, probabilmente. Pensa chi magari rimaneva in 10 al fantacalcio perché non aveva il suo voto. Ha giocato, ha preso 3. Che fai? Lo butti, Alessandro, al fanta. Ne parliamo martedì prossimo, faremo un episodio collage con 14ª e 15ª giornata. Quadrado. Ragazzi, io sono sorpreso. Cioè, ieri, direte voi, sorpreso, che ha fatto? Niente, davanti. Appunto, ha fatto tutto dietro. Cioè, questa è una cosa incredibile. Ha fatto delle diagonali dove l'ho visto svettare all'altezza di Djuric. Non ha fatto passare nulla. Grande prestazione di un Quadrado che si è applicato alla perfezione. Giocatore che ricordiamo, credo che ne abbia saltata soltanto una. E ha giocato sempre come Danilo. E siamo pochi, siamo corti e deve giocare sempre Quadrado, che non c'ha più l'età. Quindi è una certa cosa. Sto provando la compassione per Quadrado. Ieri, diligente, applicato, 6,5. Quindi l'ultimo sforzicino qua. Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni no con la Lazio. Fagioli oggi non ha trovato il gol. Ed era prevedibile che comunque finisse questa favola. E diciamo che si impantana contro un Verona che è tutto campo, che ti soffia il pallone, che ti vince i contrasti. Nei 50 e 50 noi non ne vincevamo una. E l'ho visto, sì, limitarsi a girare il pallone da destra e sinistra, a fare un po' il semaforo della Juve, ma questo semaforo era sempre con l'arancione, cioè rallentiamo perché qui non ci sono sbocchi, non si può andare col semaforo verde, non c'è modo. Insomma, era anche difficile dialogare con gli attaccanti perché qualche passaggio in orizzontale l'ha peccato. Gli diamo il 6-, onestamente, niente di eccezionale. E poi insieme alla prestazione di Locatelli. Diciamo che Locatelli, cosa ha fatto, mi viene da dire? Poco, però anche lì Max mi ricorda che anche lui sta tirando la carretta perché c'ha un problemino fisico. Cioè, della roba con la Lazio siamo la Croce Rossa, non la Juventus. Va bene, grazie per la disponibilità, come il Quadrado che non ce la faceva più, aveva un problema, si è messo a disposizione. Siamo molto squadra adesso comunque, ci stiamo sacrificando per ciò che è fondamentale per il gruppo e non che è fondamentale per il singolo. Questo era evidente, netto e palese, si è visto. Però comunque, prestazione di Fagioli, di Locatelli, posso anche dare un 5,5 a Locatelli, non credo pianga qualcuno. Rabiot è quel giocatore che parte, pronti via, 2 minuti, ti vince 2 contrasti, e che fino all'ultimo, ragazzi, rimbalza sugli avversari. Sì, ma rimbalza sempre vincitore. Lui dove va a duellare, la palla la recupera. Come perdiamo palla, se Fagioli sbaglia, Rabiot si ritrova lì, ti riporta palla e dai, e riandiamo di là. Io cosa posso dire? Cosa posso dire di Rabiot se non... continua, non fermarti più. Ormai è in condizione, ruota a palla, è il giocatore che può fare gol, andare in percussione, è il giocatore che recupera palla, è un giocatore totale. Da equilibrio, dice Deschamps per la sua Francia, per il quale è convocato. Ma ragazzi, guardando chi gioca in Francia, fa strano ma è un titolare. E in Francia ci sono tanti fenomeni, però giocatori come lui, in una squadra, ragazzi, servono. Cancellando quel periodo disastroso di settembre, dove? Indovinate un po'? Dov'era Adrien Rabiot? Fortunato. Ma sarà un caso, eh? Ci sta che sarà un caso, magari. Non lo so, eh? Rob. Kostic. Onesto. Kostic, finché non funziona la corsia, non si trova il campo aperto e non si riescono a mettere i cross, ve l'ho detto. Kostic è quello. Se non gli riesce quello, si notava la fatica già nel primo tempo con l'Inter. Tutto quello che è successo nel secondo tempo gli ha dato poi credito come migliore in campo perché ha distrutto la partita e non c'ha avuto modo di sfondare. Vuoi qualche indecisione alle volte dei compagni, motivo per il quale non do 7,5 a Rabiot, c'è un suggerimento da dare su un recupero palla di Rabiot per Kostic, la dà un pochino lunga e Kostic deve perdere tempi di gioco per mettere dentro quel pallone sul secondo palo con attaccanti un po' pioppi, sai, io crosso la palla e loro la volevano un po' lì, sai, neanche da dire mi ci provo a prendere questa palla. No? Ok. Ora arrivano due noti molto interessanti, due voti molto golosi. Parto da Arkadiusz Milik. Mamma mia, che dire di Arkadiusz Milik? Ti farà dannare, perché comunque non segna e vorresti quello. Penso che Arkadiusz Milik molto rapidamente incarni la frase di Mario Mandzukic. E uno è polacco, l'altro è croato, sono due nazioni diverse. Però bisogna giocare per fare che cosa? Per fare gol o per vincere? Certo, Milik l'ho capito. Sapete che c'è? Oh, non mi riesce più neanche segnare. Allora gioco 30 metri più indietro e aiuto un po' tutta la squadra. Perché in 2 minuti non fa soltanto il suggerimento per Rabiot che si inserisce. Si viene a prendere i palloni quando la Juventus soffre. La Juve si appoggia sulle sue spalle che sono sicure, non sbaglia niente. E signori, si mette lì
a duellare, a recuperare palloni, a riconquistare possessi. Veramente giocatore che capisce cosa c'è da fare al momento giusto. Secondo me Massimiliano Allegri, se questa prestazione se la ricorderà per tutta la stagione, vedrete che Milik entrerà in campo molto spesso, anche con Vlahovic, a partita in corso, anche con tutto il team al completo. È un po' un regista d'attacco e a noi serve, perché ragazzi, il nostro miglior regista d'attacco negli ultimi anni è stato Gonzalo Higuaín. Moise Kean, ora, parliamoci chiaro, non è che il gol lo rende titolare, non è che il gol lo rende un dio, assolutamente no. Non è che il gol lo redime da tutto quello che ha fatto in questa stagione, però, aveva recuperato un infortunio. Ha parlato col mister, ha detto a DAZN, mi sento abbastanza bene, vai in campo. Anche perché penso che Allegri non guarda in faccia a nessuno, stai bene, giochi, chi sei? Boh, a me mi serve un attimino giusto per dosare le energie, perché anche perché Milik con Miretti ha fatto poco. Provo a dargli almeno un compagno di reparto, che non è una prima punta, Ken. Però, sai, due piccioni alla fine poi ne fanno una fava. In questo momento Milik e Ken si aiutano a vicenda e il gol poi arriva. Non è un feeling incredibile, ma comunque vedete che il lavoro di Milik e gli inserimenti centrocampisti poi liberano degli spazi che permettono a Ken di trovare il gol, e lo poteva trovare anche 2 minuti prima. Poi un Moise che nel primo tempo non si fa trovare, però anche lui si mette a disposizione. Si prende un bel 7. Sarebbe un'importante risorsa per tutto il resto della stagione. Come quella famosa Europa League. Vedi a che serve l'Europa League e che facevamo senza andavamo anche in una coppa. Ci servavamo pollici. Quando giocava Ken? Quando giocava Milik? Se magari giocano solo Vlahovic, Chiesa e Di Maria. Cambi dalla panchina. Dima. Ha giocato gli ultimi 20 minuti. Mi ha alleggerito dei possessi. Mi ha cercato un gol che veniva giù tutto. Veniva giù tutto perché da lì, con quella coordinazione, se me la mettevi, in pochi, ci riescono. Voglio più di grinta. Lo so, lo capisco che te non sei mai abituato a soffrire. E infatti, più che te mi fa un po' innervosire il tuo amichetto. Ripeto, un po' Di Maria soffri con noi. Di Maria lo metti lì, ti guarda a compagni e dice: oh, prima o poi questi faranno la guerra e mi passeranno la palla. A me che me frega di andarli ad aiutare. Oh, penso che in 10 possano bastare per recuperare un possesso. È un po' questo il discorso. Diciamo che Di Maria è un giocatore che sicuramente ti può dare la mano, magari, sai, tenere più palloni tra le gambe. Ecco, ha un po' a raffreddare la partita. Sicuramente Paredes non è un giocatore per queste partite, per queste battaglie. E io non mi fido quando perdo che ho Paredes in campo. Onesto, non mi fido. Quando ho Paredes in campo e lo butta nella mischia, io ho paura. Ho paura perché, non lo so, avete visto quell'azione di Alexandro? Come arriva la palla al giocatore che poi stende Ale dal limite dell'area? Con Paredes che c'aveva da marca un uomo e... Dio santo. Oh, Leandrino. L'uomo qui non deve trovare la palla. O me lo butti giù, o comunque me lo devi tenere bello stretto. Ci devi attaccare come una cozza. L'hai fatto girare, l'hai fatto passare. Ma che è? Poteva costare 2 punti preziosi. Noi su ste leggerezze, sul fatto che siamo tutti una squadra e che lavoriamo da squadra, gli argentini sta roba la devi un attimo rivedere. Soprattutto Paredes, che deve entrare, ragazzi, in qualche modo col francobollo, con l'attack, si deve attaccare a sta Juve, deve capire, deve entrare a giocare, deve essere il titolare prima o più avanti. Con la Lazio io mi aspetto che giochi lui in una gara molto tecnica, dove si vince magari con l'imbucata giusta, col tempo dettato bene, davanti alla difesa, potrebbe essere una mano, è l'unico uomo che potrebbe essere messo di ruolo lì. Un Fagioli che ha doti anche offensive, tutto il resto, Locatelli, bla bla bla, Rabiot, Pogba, McKennie, benissimo. Perché se no una certa mi viene a dire che l'ho preso al fasto giocatore. C'ho ste paranoie. Onestamente non si prende un voto alto, perché Paredes lì su quell'azione, la palla non deve arrivare. Alexandro non deve essere espulso. Voto 5. 5 e mezzo Di Maria. Miretti, da quando entra in campo, anche lui va un po' a giro per il campo a rincorrere quelli del Verona. N'avesse presa mezza. Voleva portarla sul 2-0 la partita, si vedeva quando c'era una punizione con palla lì, la gioco subito e poi ho visto i compagni comunque. Ma che vuoi fare? Oh Fabio, calma, è qui 1-0 è già tanto. E quindi Miretti, quando si deve gestire, non ti regala belle prestazioni. È normale, cioè la Juve non può arrivare al punto di deformare proprio tutti i giocatori che è in rosa per far diventare tutti degli addormentapartite. E Max Allegri, alla fine, va da lui il voto e sono... E il voto è 6, perché una cosa giusta la fa. Mi mette Ken titolare. Se mi metti Ken titolare vuol dire che l'hai visto bene. 9 Juventini su 10, penso, quando hanno visto Ken al posto di Miretti, non erano contenti.
E alla fine che è successo? Ha deciso Ken. Ennesima vittoria allegriana che risolverà i problemi momentanei della Juve, ma sul lungo Max deve fare altro. E poi piccola statistica, perché a me piacciono, io ci perdo giornate sane, ma mi piace farlo, è una mia passione. Il fatto che si possa riconoscere che la Juventus, che è quarta, sia un po' sfigata, perché ha scelto l'anno sbagliato forse. Questo è un anno in cui c'è poco da dire, le squadre vanno tutte forti. Pensate che negli ultimi 11 anni, guardando le prime 8 posizioni, quindi 88 posizioni, 62 volte le squadre avevano in passato meno punti di quelle che ne hanno oggi. Soltanto per una decina di casi ci sono squadre che hanno più punti. Basta pensare che il Napoli di Spalletti 9 volte su 11 la prima in classifica aveva fatto peggio. Quindi la Juventus in qualsiasi altro campionato con questi punti non stava a meno 10, ma poteva stare a meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, molto meno. Diciamo che in generale la seconda posizione ha meno punti quest'anno. A 30 punti una seconda classificata dopo 14 giornate non si è quasi mai vista, di solito ne aveva sempre di più. Allora, poi per il resto, ottava, settima, sesta posizione, dalla quale la Juventus non è che è lontana chilometri, è lontana punti, sono posizioni altissime. Ottava, settima e sesta non sono mai state così tanti punti dopo queste giornate. Ti immagini se Udinese avesse fatto 9 punti con Spezia, Cremonese e Lecce e che la Roma abbia rallentato. Beh, il pareggio con il Sassuolo e l'Atalanta non ha vinto con il Lecce. Diciamo che un attimino, da quando dicevo che le piccole non fermavano mai le grandi, mi hanno preso la lettera e adesso stanno facendo sul serio. Ecco perché avevo paura del Verona. Il Verona era una delle poche squadre rimaste che ancora non aveva fermato nessuno delle top. Quindi meno male. Quindi alla fine è la Juve, l'anti-Napoli. Ragazzi, quando vinci 5 partite di fila e sei sempre a meno 10, capisci che comunque la strada è lunga. Quindi io non dico che dobbiamo fare una stagione pensandola in stile primo Milan di Pioli, cioè una squadra che aveva fatto un inizio da Serie B e poi dopo si è ripresa e fosse durato altre 10 giornate il campionato il Milan arrivava in zona scudetto, lo ricordate quell'anno lì, no? Ecco, vivere un po' sia in quel modo, cioè sapendo che noi dobbiamo mettere le basi sia per il prossimo anno ma sia per la prossima stagione, però ripartire da una Juventus che forse ritrova dopo tanto tempo la mentalità juventina, la mentalità che soffre, la mentalità solida e la mentalità che trova forza nell'unione, dove poi l'avversario ha forza di sbatterci e poi il gol lo concede. Ovviamente questo non può durare 38 partite, non può essere 38 partite lo schema tattico io contro te, tu che non passi, io che ti becco un contropiede, non ti va sempre bene, specialmente poi quando alzi un attimo la testa e dici beh in Europa, beh figa ma ne ha fatte 6. Tanto muro non era. Infatti noi da cosa ripartiamo? Da l'Europa League. Quindi per tutti quelli che no ci invitano alla calma, più calmi di così. E noi siamo contro il Nantes, siamo ai 16esimi e constatiamo la realtà. Una realtà dove noi abbiamo assaporato anche per soli 20 minuti il terzo posto. Ripeto, cosa che non si assaporava da Pirlo. Con la speranza che tutto questo possa continuare. Che con la Lazio vincere sarebbe il segnale definitivo per dire quando si riparte ai nastri di partenza del 2023, la Juve è sul podio. L'ultimo sforzo, con chi c'è? Si nota la fatica, si vede che in questo momento c'è da strizzare. Dobbiamo risistemare tutto il disastro fatto a settembre, ragazzi. È un macello. Non è settembre che classifica si poteva avere con i rimpianti, Dio solo lo sa, ma con i rimpianti non si campa, si campa con i fatti. Basta, cancelliamo l'anno scorso. La Juve ha 8 punti più dell'anno scorso. Quindi direi che adesso si confrontiamo almeno alla stagione di Pirlo, dove i punti a fine anno furono 8, 78, non i 70, da dove di certo non si può rifare così schifo, e si riparte da quel confronto lì, perché se no dovrei andare a prendervi i Sarri. Che dire, chiudo il video come l'ho iniziato, perché comunque è giusto farlo. Sono venuto, sono venuto, sono venuto, sono venuto. Sono venuto.